Hanno occupato simbolicamente i posteggi che dovrebbero ospitarli per farli lavorare. La protesta, organizzata dall'Anva di Confesercenti dei venditori ambulanti, si è spostata direttamente nelle aree mercatali dopo il sit-in di ieri sotto la prefettura, come a Torrione, dove ancora una volta la categoria ha urlato la propria sofferenza per la discriminazione subita e ha avanzato la richiesta di poter tornare a lavorare. C'è chi ricorda, per esempio, che nella stessa area mercatale è stato effettuato uno screening che ha messo in luce l'assenza di contagi tra i venditori ambulanti, chi mostra le cartelle di IMPS più alte dei ristori ricevuti e chi contesta la discriminazione sulla merce, visto che con gli stessi codici Ateco potrebbe vendere e lavorare se avesse un negozio al chiuso, mentre non gli viene consentita la vendita ambulante all'aria aperta, che dovrebbe essere tra l'altro più sicura a fronte dei contagi. Pausa inutilmente per dire, giusto? Perché noi siamo stati tra le categorie che non ha mai protestato, sempre accettato tutto, con, eh... cioè, ma così inutilmente perché comunque non è servito a niente. Noi eravamo per la chiusura di tutto, come è stato l'anno scorso, perché aprire altre attività per noi è inutile, perché doveva stare chiuso tutto, perché si è visto dai contagi, anzi stanno più aumentando e vedendo che comunque con l'apertura anche delle scuole secondo me non, non vediamo la luce intorno al tunnel perché ci sarà secondo noi un ulteriore aumento con, con l'apertura anche delle scuole. Quindi... Lavoriamo già da 40 giorni e siamo l'unica categoria che ci stanno discriminando in tutti i modi perché c'è un mondo aperto. Volevo, volevo soltanto dire che due giorni prima della chiusura ci hanno fatto tamponare a tutti in questo mercato, siamo stati tutti tamponati, tutti gli operatori tamponati con un esito negativo. A spese nostre, a spese nostre. non è che ce l'ha fatto De Luca oppure la Regione. Abbiamo pagato per essere tamponati e per dimostrare che il mercato è un luogo sicuro. Che senso tiene che dopo due giorni ci hanno chiuso e sono 40 giorni che siamo chiusi? Protesto perché eh, a farci stare chiusi non serve a niente perché. Eh, io, la mia ditta si chiama Victoria Cisas, l'anno scorso con tre mesi di chiusura ho avuto dallo Stato e dall'Inps 3.200 euro e comunque mi è arrivato l'Inps da pagare per 4.010 euro. Cioè dico io, sono soldi inutili che voi ci date perché a farci stare chiusi quando poi all'aperto e è, è scientificamente provate che il contagio è uno su mille, praticamente è quasi zero. Allora, di cosa vogliamo parlare? Il, lo Stato ormai non ci, non ci rappresenta più, sono alla follia. Secondo me il Covid ce l'avranno loro nel cervello. L'abbia perché c'è una discriminazione, perché a parte che qua nei, nei mercati contagi è zero, minimo. Poi io voglio dire anche una cosa: io ho il codice ATECO, igiene e cura della persona. Io qua devo stare chiuso quando stanno tutte le profumerie aperte, tutti i negozi che vendono l'igiene della persona aperta, i cinesi che vendono l'igiene della persona e sono aperti. Io perché devo stare chiuso? Perché a me mi fate stare chiuso? Le spese ci stanno, stamattina ecco qua sono andato a prendere il camion al mercato, 100 euro per, per il fitto de, del garage, ci abbiamo tutte le spese.